un po' di se stesso. Rossella Alimenti. Per un artista creare emozione è uno strumento per arrivare a chi osserva, ma non è necessariamente un obiettivo da raggiungere. Queste e altre considerazioni nell'ultima fatica letteraria del critico d'arte Costantino D'Orazio, dal titolo L'arte in sé emozioni. Insieme a D'Orazio abbiamo visitato Palazzo Colonna al centro di Roma, uno scrigno ben custodito dalla famiglia Colonna, con tesori d'arte di inestimabile bellezza. Tutto quello che è affrescato su questa volta serviva ad incutere rispetto, senso dell'umiltà e sottomissione in chi veniva a palazzo per incontrare il principe, che riceveva i suoi ospiti seduto su un trono in fondo a questa galleria. Ricostruire una storia delle emozioni nell'arte rappresenta un modo per comprendere come siano cambiati nel corso dei secoli i sentimenti di uomini e donne. Gli occhi, lo sguardo e i volti dei personaggi ci raccontano stati d'animo molto, molto intensi. Per esempio il Mangiafagioli racconta dello stupore di questo povero uomo che finalmente può sfamarsi mangiando una zuppa di fagioli. O anche la paura. La paura è presente per esempio nel volto di Europa che viene rapita da Giove, trasformatosi in toro. Ogni sguardo, ogni volto, un'emozione che parla non solo di queste opere, ma anche un po' di noi stessi. E a proposito di emozioni, quella del presepe vivente è una tradizione.